Ci sei? Ci fai? No, ci sono. Non pensavo ci facevi. No. Senti, ma a Pasquetta che fai? Allo stadio. Fino alle 2:30 mangio e poi vado allo stadio. Fino alle 2:30? Eh sì, a Pasquetta si mangia. Fino alle 2:30? Eh sì. E come te la vedi la partita? Non puoi appesantito? No. Agnello, capretto. Qualità. Qualità. No, ah, sì. Qualità. Pastiera, colombe. Non si va a tavola a mangiare. Uovo di Pasqua. No, qualità te. Ho capito, qualità, però un po' di capretto. Sta pure le uova fatte bene, le combe. Capretto e patate che. Ah, patatina leggero. Leggero. Cioè non ce ne affiamo sopra un vino. Forse sono piatti di pasta. Un vino cosentino. Sì, pure. Io vino l'ho addobbato. Vino Casereccio. È il minimo. Domenico, grazie tu vino, Domenico. Ecco qua, no, ma siamo qui per questo. Alte livello. Senti, mi ferma la gente per strada, è diventato incredibile. Cioè? Roberto qua, Roberto là, Roberto capisce di pallone. Roberto non mi salva però. Ciao Roberto. Ciao bellissimo. Un pacchetto di figurine. Subito all'amico mio. Guarda che cliente Catigno bello. No, ma mi non si può vedere. Che cliente meraviglioso Catigno. Ecco qua l'amico mio. Figurine, capito? Di cosa parliamo? Di calcio. Di calcio, sempre calcio. Ho sentito il resto, vieni qua amico mio. C'è pure il resto, Roberto Onesto. Vai grande amico mio. Senti, siamo rimasti alle patate. Sì. Patate al forno ovviamente. No, patate insieme a un capretto macchiuse. Capretto al fritto. Una ricetta, capretto al forno con le patate macchiuse che si mischia nella cipolla. Grande amico mio, grande, lo puoi. Sì, Buongiorno. È venuto più senza, pensate, poi se ne va. Da dove vieni? Da dove stai venendo? Da Torino. Sono sceso per queste feste. Io. Abbiamo fatto la fiera di San Giuseppe, come da tradizione, no? A grande richiesta. Vieni Ivan, vieni qua un attimo. Con i figli. Vieni qua Ivan. È timido Ivan. A grande, eh? È timido. Ivan è timido. Ma c'è la pizza di Netti. No, pizzeria del corso, forse un po' uscito. Ci scivolevo pure sta cosa. Quando comincia il tempo a essere più mite. Ma glielo diciamo il tuo motto per favore agli amici. Tu ce l'hai dopo. No, il primo il tuo e dopo il mio. Io Giardo, il mio Mato Pizza. Un bacione e un augurio a tutti i cosentini e a tutti i calabresi. E forza Lupi, sempre. Pippo Gatto il Cosenza l'ha portato sempre in alto. Chi ci dà che siamo sfortunati. Comunque dai, ci tendiamo, ci riproviamo un altro, speriamo che ne salvano. Tutto allo stadio non è di frangere. Tutto allo stadio a Pasquetta. Sì. Mi raccomando, un bevete a seca, sennò può. La partita. Forza Lupi sempre, ma tu pizzi, un bacione. Yo. Grande persona. Cioè, in tutta Italia. Allora, avevo 2 euro invece di uno, ho sbagliato a dire il numero. E ne volevi un'altra? Sì. Tutti investiti, vai. Sei un grande amico mio, sei un grande, forza Lupi. Sono pure con gatto nuovo. Bravo. Rosso blu. Sei un grande, sei doppiamente grande. L'uovo rosso blu. L'uovo rosso blu. Vai allo stadio lunedì. Sì, in curva. Bravi, I bimbi. Che cliente che cresci pure i bambini. Vedi che hai perso le figurine. Sempre del Cosenza. Sì. Bravissimo. Pure la commenti del Cosenza. Ma tipo. Il merchandising dello store. L'uovo, la matita. Buongiorno, amico mio. Eravamo rimasti alle patate. Allora, dopo c'è la pastiera. Dopo c'è la pastiera che è d'obbligo. L'uovo di Pasqua. No, l'uovo no, evitiamo la cioccolata che fa male. E poi. Scappiamo subito. Ma ci vuole un caffè. No. Scappiamo subito allo stadio. Cioè, con tutta sta roba che uno dice vede un'altra partita, dice che partita ti hai visto? Pasquetta ci saranno parecchi imbriaca lo campo, parlano chiaro. Però l'orario è assurdo. Ma si poteva giocare le 8:30 non è. L'orario è vergognoso, ma neanche le 8:30, ma pure verso le 6. Voglio dire. Le 5, diciamo, è già digerito. Qualcuno smaltiva già qualcosa. I fumi. Invece erano proprio erano già bevuti, come si dice. Vabbè. È inutile parlare di queste sciocchezze perché niente. Tanto comandano sempre. Io già ti do una notizia che ho avuto e la facciamo sapere a tutti. Tutino scommetto. No, Tutino probabilmente non ce la farà perché dopo un mese di fermo è difficile, però tutto può succedere, i medici fanno miracolo. Dopo un mese di fermo la partita è così, come la possiamo etichettare sta partita? Questa è come la finale della Coppa del Mondo. Italia-Brasile. Ciao Roberto, ciao.
Ciao! Italia... Stai lo so, Maddi. Speriamo sia come la finale Italia-Brasile 4-1, ma noi naturalmente dobbiamo essere Brasile. Basta con 1-0. Senti, ma sì. La birra Meroni? La vedi bene? Guarda, potrò essere ripetitivo, ma forte quando uno fa il gol. Secondo me questa è la volta buona. Questa volta lo dico io, forte. Ce lo meritiamo un gol da lui. L'ho perché visto... gli stiamo dando tanti stimoli. Tante possibilità, anche l'allenatore Viale stesso. Per forza di cose, non è che poi ci se non metti la punta vertice, ci sta che sta a fare in gamba. Questa è la partita più delicata dell'anno, sai, no, sì. Catanzaro, no. Questa è la partita più delicata dell'anno perché... Tipo non scivolai per... No, non ci pensiamo proprio, ma se non vinci vai veramente nel baratro della retrocessione. Vai come dire, in confusione anche con la testa, il problema è quello alla fine. Abbiamo però una vittoria che... ti porterebbe tranquillamente in zone più... Anche se ti devo dire che Viali gli ha messo la sua grinta, ho visto la partitella... Se ne sono date, cioè li ho visti in bene, stanno sudando la maglia e questo devono fare. Senti, sudare la maglia. Chiariamo una cosa su tutte su Viale. Ma in campo si va per Viale. Se c'era all'inizio, noi eravamo già salvi perché lui i risultati li porta a casa. Io parlo di queste 8 partite, ho paura che non potrebbe dare la sua, sua impronta. La sua impronta alla squadra. Detto ciò, non è che abbiamo mai criticato Viale, però con la Ternana, lasciatemelo dire, una gara veramente inguardabile. Vergognoso. Una squadra rinunciataria, una squadra che ha paura. Allora, chi ha paura di avere il pallone tra i piedi non può giocare a calcio. Non bravissimo, Pippo. Buongiorno. Puntata movimentatissima, ma anche perché siamo Settimana Santa. Sì. Arriva Pasqua, sono tutti per strada, è uscito il sole. Il tempo sta cambiando. Finalmente. Speriamo che cambi qualcosa anche nella mentalità dei giocatori, soprattutto questa, perché alla fine in campo sono arrabbiato per la gara di Terni, era una finale che non dovevamo perdere perché con un pareggio. E l'abbiamo detto, l'abbiamo assodato questo. Quindi cambiamo strada. Resettiamo tutto, pensiamo a questa finale col Brescia, perché è una partita veramente di un'importanza straordinaria. E vincerla sarebbe un crocevia, sarebbe per me, tutti, penso che è un'iniezione di fiducia. Sì, di sì, più. Sì, sì. Buongiorno. Insomma, è una gara fondamentale, non solo fondamentale, c'è un ricordo triste, brutto, li abbiamo purgati, li abbiamo mandati in Serie C. E ci hanno teso un agguato. No, ci hanno teso un agguato. Qualcuno dice, secondo fonti non verificate, che qualcuno pare che venga pure da Catanzaro insieme ai tifosi del Brescia nonostante ci sia il divieto e vengono come al solito a provocare. Ma ti prego Pippo e Pasqua non mi fa... Ma pure queste voci che girano sono io non, ovviamente prendiamolo col beneficio dell'inventario, no? Perché l'occasione è ghiotta, vogliono... però ricordatevi di Meroni. Noi ci prendiamo al campo, noi parliamo solo di calcio. Pippo, il resto. Non voglio più sentire parlare di gente di Catanzaro, di cose del Catanzaro, nel modo più sereno. Sì. Basta, dobbiamo vincere noi, dobbiamo vincere sul campo. Se riusciamo a arrivare in Serie B, pigliarci dalle vincite il prossimo anno sul campo. Perché sono gemellati, hanno fatto l'andata. Ormai di tifosi, addirittura di Crumina, tifosi del Catanzaro ne ho le scatole mie. Basta, non ce la faccio più. Cioè, sono diventati pesanti adesso, quindi parliamo di noi, che è più importante. Sì, assolutamente, no, ma parliamo della partita, anche perché il Brescia, come dire, all'andata si è preso i 3 punti da me. Cioè, un gol, ma davvero di rapina, Tu meritavi di portare a casa almeno il pareggio. Hai giocato male a Brescia. Però hai preso un gol e non hai più reagito. E loro sono andati in campo decisi dal primo minuto. Ma perché loro sono vendicati della gara d'andata, cioè l'hanno pareggiata noi. Adesso abbiamo più stimoli noi, vediamo se riusciamo a vincerli come abbiamo fatto lo scorso anno con Nasti e rimandarli a casa un po' amareggiati, molto molto amareggiati. Per loro eri compagni loro, l'amici loro. Per come deve essere, per i loro. Loro e l'amici loro, pensa da poco, come fare a parlare. Pensa un po' che si pigliano a briga i peninzimi bresciani per provocare. Ma parliamo dopo così. Come al solito. Parliamo dopo così. Sì, ma assolutamente sì, anche perché stavamo dicendo di Viale che se fosse stato qui dall'inizio campionato probabilmente eravamo già salvi. Però i semi nel calcio non esistono. Esatto, il campo che è l'ultimo
dice l'ultima parola. Non c'è ognuno niente. Di noi ha un'idea da rispettare, quindi voglio dire. Abbiamo parlato di questa cosa e mi è venuto uno scasto. Sì. Ognuno di noi abbiamo delle idee e vanno rispettate da tutti. Io spero che ci salviamo con Viale. Pensare al prossimo anno, perché la base di questa squadra è ottima. Assolutamente. Penso a Micai, penso a Martino, penso a Camborese, non so poi chi rimane, penso anche a Tutino che potrebbe riscattarlo. Tutino che purtroppo si è scoperto che senza di lui è un altro cos'è. Che siamo tutti dipendenti, non so. Non me lo sarei mai immaginato. Ho rivisto Forte adesso. È la metà di quello che è arrivato, un fisico asciutto proprio, ha fatto una tripletta, dice ma ha giocato con la primavera, ma il fatto che ha fatto la tripletta la primavera già. Ci mette del suo. Oi Pippo, Forte ci deve qualcosa, lo stiamo trattando sì. A mugicheggi di pane, come si diceva. Bravo. Per chi è fuori cos'è? Lui ci deve qualcosa perché lo stiamo trattando veramente bene. È un attaccante che in tutto l'anno fa due gol, uno come lui, è veramente un bottino misero. Ci deve qualcosa, non gli chiedo tanto, due o tre gol decisivi per portarci alla salvezza e poi ognuno per la sua strada. Assolutamente sì. E quindi lunedì tutti al campo. Un augurio speciale a tutti i tifosi del Cosenza. Buona Pasqua lo facciamo, esatto, ovviamente. Esatto. Che sia una Pasqua meravigliosa e una Pasquetta ancora più meravigliosa, perché urgono i tre punti nel modo più assoluto. Non ci sono altri risultati. Forza Lupo. Sempre.